Allora, ragazzi, rieccoci. Abbiamo il nostro panetto che ha riposato, o il nostro impasto che dir si voglia, per 30 minuti circa. Prima vi parlavo del classico effetto a buccia d'arancia che state riscontrando. Adesso ci irroriamo un attimino le mani con un po' d'olio e vi faccio notare come il nostro impasto, adesso nel momento in cui lo andremo a rilavorare, vi faccio vedere subito un attimino, non avrà più l'effetto buccia d'arancia di cui parlavamo prima, ma vi faccio notare che sarà, come potete notare, un impasto lucido, setoso e omogeneo. Adesso passiamo alla parte 2, per non dire fase 2, perché sarei un attimo, tra virgolette, blasfemo in questo periodo, ma parliamo della parte 2, cioè pieghe e successivo riposo. Abbiamo il nostro panetto che abbiamo rilavorato insieme adesso, l'abbiamo reso ben setoso e omogeneo, applichiamo con le mani dei buchi che ci serviranno per incamerare aria, pieghe, pirlatura, piega, pirlatura, chiusura, ok, come potete notare, ok, come se fosse una mozzarella, ok, di nuovo buchi, di nuovo, chiusura, pieghe, verso il centro, ok, chiusura, pirlatura e chiusura, ok, un pochettino d'olio nelle mani per lavorare per bene il nostro impasto, presenterà un minimo nuovamente di effetto a buccia d'arancia, perché deve nuovamente riposare, come dicevamo prima, per l'ennesima volta, per altri 30 minuti, e dopodiché faremo nuovamente pieghe in riposo. Quindi dobbiamo fare ogni passaggio 3 pieghe, quindi abbiamo fatto 2 pieghe, rifacciamo i buchi, così incameriamo aria nel nostro panetto, e chiudiamo, 1, 2, 3 e 4, pirlatura e chiusura, lo portate verso di voi in modo gentile, lo girate e lo richiudete, benissimo, in questo momento siamo pronti nuovamente per la chiusura del panetto con la nostra pellicola, quindi facciamo questo giochino di chiusura ermetica tra virgolette e lasciamo riposare il panetto per un'altra mezz'ora. Ci rivediamo dopo per la parte 3, dove faremo nuovamente pieghe e riposo, e successivamente ancora la terza diretta la dedicheremo allo staio e la formazione dei panetti. Ci vediamo tra 30 minuti nuovamente qui in diretta sulla mia pagina. Grazie per avermi seguito nuovamente, condividete anche la parte 2, così cerchiamo di fare un video unico dove spieghiamo tutta la formazione dell'impasto. Thank you.